Io in sala stampa, in tribuna stampa ho detto il meno peggio, ma devo dire il migliore in campo per distacco, perché oggi è stata una brutta Juve Stabia, lo possiamo dire, anche i tifosi hanno un po' contestato la fine, però poi vi hanno sorretto dopo il chiarimento. Mister Panco era arrivato e ha detto ora non va bene, l'approccio a questa partita è stato sbagliato. Sicuramente sì, non è stata una partita dal punto di vista del gioco sicuramente positiva. Io cerco sempre di trovare comunque quel qualcosa di buono anche nel negativo, e dico che oggi è stato comunque un punto d'oro, a questo punto portato a casa per quello che è successo, questo senza dubbio, anche perché giustamente non giocando bene, soprattutto andando in inferiorità numerica, diciamo che la traversa che hanno beccato l'unica era stata stringere i denti e portare il punto a casa. Purtroppo è un momento, è un periodo che speriamo che finisca presto, dove stiamo facendo un po' di fatica, abbiamo rallentato, questi sono i dati, questi numeri, però noi cerchiamo comunque di tenere botta e assolutamente alzare la testa fin dalla prossima settimana, risollevarci e riprendere quello che era il nostro cammino normale, diciamo così. Oggi sei stato un gladiatore in campo, sia sì. A centro, poi addirittura da terzino, hai retto alla fine un po' tutta la squadra sulle tue spalle insieme ai compagni centrali in difesa. Questa squadra, a cosa è capitato a questa squadra dopo le festività natalizie? Perché non sembra un'altra squadra. Ma guarda, probabilmente io analizzando delle volte, diciamo anche fra di noi, capito? Probabilmente diciamo un leggero calo, voglio pensare che sia questo, dovuto a un fatto che penso che abbiamo fatto un girone d'andata strepitoso, dove molte volte abbiamo anche recuperato partite che sembravano veramente perdute, questo lo sanno tutti. Ci sta che probabilmente stiamo un po' pagando questo leggero scotto, che come ho detto speriamo di passare il prima possibile per poi ritornare alla grande comunque. Oggi, oltre ai tanti errori, ecco, in fase di impostazione non riuscivate mai ad uscire ecco, con più di due passaggi, arrivavate anche dopo sulle seconde palle, cioè, quindi sembrava una squadra poco grintosa, poco volenterosa, ecco, c'è qualcosa che si è spento in voi? Ma guardi, probabilmente come ho detto non è una questione di non volere, perché ci mancherebbe altro, io penso che è un campionato intero che comunque siamo là davanti e non vogliamo farci sfuggire quel qualcosa di importante, questo lo sappiamo. Come hai detto te, seconde palle così probabilmente è dovuta anche a una sorta di diciamo freschezza, cioè capito, lucidità, che è un leggero scotto che, come posso dire, pagano le grandi squadre, come può capitare anche probabilmente a noi, assolutamente. Comunque dobbiamo essere, penso, sereni, essere comunque sempre fiduciosi dei nostri mezzi, giornate storte come queste che possono capitare, quindi io, come ho detto, cerco di tirare fuori il positivo, sono comunque, condivido il pensiero di tutti quanti, dove bisogna assolutamente riprendere una sorta di ulteriore spinta, perché comunque di dietro stanno arrivando, quindi ci mancherebbe altro, dobbiamo ritornare a fare quello di prima. Può essere pure un poco una pressione psicologica da parte dei tifosi sulla squadra, che ovviamente è stata rinforzata nel mercato di riparazione, quindi adesso non ci si accontenta forse più anche di un pareggio a Reggio, ecco, che comunque è un pareggio importante visto il momento della Regina. Ma questa è una cosa che assolutamente non ci fa pressione, anzi ci fa assolutamente, sicuramente da parte dei tifosi è una sorta di spinta positiva, e questo lo sappiamo, perché loro giustamente l'abbiamo fatti tra virgolette, stanno facendo vivere comunque, secondo me è un campionato comunque stupendo, al di là della giornata purtroppo di oggi, che ci può stare nell'arco di un campionato, quindi questa qui secondo me è una sorta di loro spinta per dirci forza ragazzi, facciamocela tutta assieme, perché alla fine il colloquio è stato assolutamente questo, e noi siamo con loro, assolutamente li ringraziamo di questo, e tutti assieme vogliamo raggiungere comunque la zona calda in cui siamo sempre stati, che penso che diritto ci debba appartenere comunque. E la prossima è una delle 4-5 partite che mancano delle 13 alla fine del campionato, sì. A cui tengono tanto, il derby con la Paganese. Sicuramente, i derby sono tutti importanti, ci teniamo noi, però al di là del derby per noi è importantissima ogni singola partita, perché come hai detto te le partite iniziano a essere sempre di meno, iniziano a contare alla rovescia e i punti iniziano a pesare, sono comunque importanti, quindi assolutamente vogliamo tornare a riprendere quello che era il nostro tragitto. Il mister è un po' come i tifosi temono che appunto questo girone d'andata positivo venga un po' bruciato in queste ultime partite, perché il Lecce dopo la vittoria a Pagani si è messa a pari punti con la Juve Stabia, la Casertana potrebbe arrivare a pari punti con la Juve Stabia, quindi si farebbe un gruppone per questo terzo posto, che è l'obiettivo minimo per i playoff. Sì, ma quello sicuramente, come noi anche le altre ci credono, adesso dopo ognuno è naturale che guarda a casa sua,
e quindi noi fin dalla prossima partita dobbiamo tornare a vincere, c'è poco da dire. In casa bisogna, per mantenere un certo tipo di ritmo, ormai non è inutile nascondersi, bisogna comunque vincere in casa, perché quando vai fuori, adesso vedi, per dirti, vieni anche a Reggio dove la classifica per loro sicuramente è difficile, però è dura e fai fatica perché il girone di ritorno è tutt'altro girone sostanzialmente, quindi almeno in casa bisogna fare risultato pieno, assolutamente.